Walter, buongiorno. Senti, ribollita, trippa e vibanca, ma che ci azzecca? Ma noi vediamo questa iniziativa, salutiamo questa iniziativa come la promozione di un territorio. La ribollita, la trippa, tutto quello che è la tipologia, la tipicità pistoiesi fanno parte e mostrano il nostro territorio dal punto di vista enogastronomico. Ed è questo quello che ci interessa. Mostrare le eccellenze, mostrare i nostri gusti, i nostri sapori e una banca del territorio come Vibanca non poteva mancare. Ecco, ti presento, anche se i nostri lettori ormai ti conoscono, Walter Vannacci, responsabile marketing di Vibanca, una banca pistoiese che promuove il territorio pistoiese e che ha sposato questo evento La Toscana in Bocca. Sì, esatto, hai fatto proprio la sintesi perfetta di quello che siamo, una banca tipicamente pistoiese, esclusivamente pistoiese, legata al territorio, e cerchiamo di promuoverlo ogni qualvolta ce ne sia e se ne presenti la necessità. Ecco, una cosa che mi ha incuriosito, io, a parte che trovo sempre il vostro marchettino, loghettino, in tutte le iniziative promozionali di Pistoia, e poi sei una banca, rappresenta una banca aperta anche il sabato, che però non è che fa pubblicità a un evento che per voi forse è spontaneo, è scontato. Esatto, esatto, per noi è stato un dare il servizio, un servizio nuovo alla città. Sono molti anni che le nostre filiali, la nostra filiale del centro storico adesso, sono aperte il sabato mattina, proprio per quello spirito di servizio che muove una banca tipicamente pistoiese come siamo noi. Bene, allora ci vediamo dal 24 al 27 aprile alla Cattedrale Laica, come viene definita, lo stabilimento recuperato area ex Breda. La Toscana in Bocca, ci sarà anche Vibanca. Senza. Ciao Walter, e grazie. Ciao, grazie a voi.